Salve ragazzi, gara delle 18 Danimarca Inghilterra, anche qui una netta favorita e andiamo a condividerlo. Come vedi abbiamo 1-0 relativamente basso, 10-50. Anche in questo caso vorremmo lo stadare in maniera che se capiterà 0-0 vi farò vedere un tipo di operatività che ho spostato in pratica fino al 60esimo, quindi saremmo, poi ne parliamo durante il video stesso, saremmo in grado anche di andare oltre alla fine del primo tempo. Veloci facciamo le varie giocate, 10.50, 10.5, 13.12, 13.12, le quotazioni 7 per lo 0-1 Inghilterra, e anche in questo caso giochiamo l'1 pari a 7-20 in sostituzione del 1-0 a 15, 7-20, quindi 1 pari, 7.20, lo lanciamo, ovviamente. Abbiamo 2,56, 13 e 72, la tagliata 13 e 72, 13,72, e abbiamo le giocate in back per lo 0-1, 17,53. 7.53 in back e l'uno pari 17.05. Allora, l'idea portante è questa. Agiremo tranquillamente in half time e quindi avremo bisogno della miglior cassa rispetto a questa puntata a 4-10 per 13 euro abbisognavamo di 130, 117 euro soltanto la mia bancata più questa 34 erano 151 euro giocabili. Invece in questa maniera abbisogniamo soltanto di questi 25 più 34 sono 59 euro messi in palio, messi in movimentazione. L'idea base è questa. Abbiamo notato che in caso di 0-0 ovviamente il gol avremo un guadagno specialmente se segna la favorita, dall'aver salvato l'1-1 e non aver perso l'1-0 come una shield, ma oramai conoscete questa situazione. E l'idea importante è questa, che l'1-1 ovviamente rimane più o meno stabile, forse guadagna qualcosina, guadagna un pochino, e fino al minuto 30 poi comincia a debitare i tassi. In quest'ottica, al minuto 30, lasceremo inalterata l'operatività sull'Ether 0, ovviamente avremmo fatto i vari step in successione sul segno back, ma al 30esimo in pratica usciremo dal mercato 1-1 e compreremo il mercato 1-0, se stanno a 0-0, così potremo sfruttare la quota in discesa e potremo andare anche per il 60esimo in pratica, senza doverci fermare al 45esimo in difficoltà su questa situazione. Ovviamente accuseremo il loss di questa situazione, li ricompreremo sul lei dello 0-0. Ovviamente guadagneremo quello che avremo portato in back, perdiamo questa cifra, questa responsabilità da dover bancare e lo stake per il recupero. Quindi in pratica alla fine del primo tempo, poi quando ci capiterà prima o poi di avere una situazione simile, riusciremo anche a farlo insieme, sarà anche carino vederlo. Siamo in procinto di partire, manca 1 minuto e 18 e ovviamente vediamo i vari step. Fino alla fine del primo tempo, se ancora stanno 0-0, avremmo più o meno, abbiamo preso 10, qualcosa 3, quindi 3 qualcosa,
perché se no gli anni ci dice in massa. Esatto, tra 3,55 e 2,96, quindi sopra 3, ma di poco superiore. Andiamo a vedere come va questa partita. A dopo, bye bye. Primo step 7,31 se non hanno segnato, 7,40 ovviamente se non hanno segnato. A dopo. Inviato il primo step, prossima 6:20. Il gol segnato in Inghilterra, bene, minuto 18, poteva andare meglio, va bene comunque, vediamo quello che succede. Abbiamo preso l'1-0 a 7, lo 0-1 a 7. Quindi lo tradiamo a 6,87. Siamo voi di qui praticamente. Ovviamente abbiamo salvato lo stake dello 0-1 perché ha segnato la favorita. E andiamo a vedere la riapertura, 8,80, bene. Ok, potevamo trovare in maniera migliore. Però abbiamo perso 5,35 nei risultati esatti e abbiamo vinto 13,72. Bene così. A dopo.